Questo test è attualmente indicato nei casi di ripresa di malattia sotto terapia. Noi dobbiamo sapere se quella terapia che abbiamo adottato è efficace o no nei confronti di questo tumore. E le cellule tumorali circolanti attualmente sono un indice molto importante per capire se la terapia che noi adottiamo è sicuramente efficace o no. In più, questo test ci permetterà nell'immediato futuro anche come sarà proposto anche come diagnostica, oltre che come problema di valutazione di efficacia della terapia. Noi come urologi lo consigliamo nelle riprese di malattia dopo tumore della prostata, dopo aver trattato un tumore della prostata con una terapia cosiddetta radicale. Dobbiamo sapere se quel PSA che si sta un po' muovendo è segno efficace di ripresa di malattia. Nell'ambito ginecologico è indicato per monitorare i tumori della mammella, dell'ovaio e dell'utero.